Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata speciale di Big Basket dedicata interamente alla storica promozione in Serie 2 2 dell'Aristopro Fabriano. Davvero una eh, promozione storica, come 13 anni fa eh, la città Cartaglia è tornata dove merita di stare. Il 23 giugno 2021 rimarrà eh, scolpito nelle menti e nei cuori di tutti e in particolare dei nostri ospiti. È con noi il General Manager della Janus Fabriano, Paolo Fantini. Complimenti e benvenuto. Grazie Camilla e buonasera a tutti gli ascoltatori. Alla mia sinistra c'è il mitico coach Lorenzo Pansa, bravi davvero. Grazie Camilla, buonasera. Immancabile coach Andrea Pecchia, non potevamo eh, oggi registrare senza di lui. Sempre presente, questa è la mia poltrona, <ride> quindi ci sono sempre. Buonasera a tutti. Ciao là. Andrea, un saluto anche a te. Eh, Paolo, è stata una stagione lunghissima quella di quest'anno tra Covid, infortuni, cambi di palazzo, tifosi fuori eh, dall'impianto, avevate la pressione di essere tra i più forti, alla fine il sogno è diventato realtà. Sì, eh, oggettivamente è stata una stagione incredibile sotto tanti punti di vista che è culminata poi con, con questa promozione, con questo finale che abbiamo sempre... Eh, sognato e perseguito nel corso di, di questi anni ed è arrivato appunto come hai detto tu in una stagione eh, pazzesca per tutto quello che, che ci è capitato e... però se non altro alla fine abbiamo avuto la possibilità di festeggiare anche se non totalmente con, con i nostri tifosi ecco essere arrivati i primi in stagione regolare vi è tornato davvero utile soprattutto nella serie finale con Gividale sì assolutamente sì perché poi la serie finale è stata l'unica nella quale il, il fattore campo ha prevalso, per cui eh, forse come, come riallacciandomi a quello che ho detto prima, ancora più bello perché è arrivato davanti al nostro pubblico. Mm -hmm. La tua dedica eh, personale è per papà Giancarlo, scomparso otto anni fa e dirigente e presidente del Fabriano Basket degli anni 70. Sì, sì, assolutamente perché... Non nego che questa passione me l'ha trasmessa lui fin, fin da bambino portandomi al palasport, facendomi un po' annusare sempre l'aria eh, della pallacanestro, della, di quella pallacanestro che negli anni 60 ha portato lui e i suoi amici a fondare il Fabriano Basket e poi quindi un po' tutti quei personaggi lì ho avuto il piacere e la fortuna di, di conoscerli direttamente e di sentire proprio dalla loro voce la storia vera del, del Fabriano Basket. Sicuramente vi ha aiutato, vi ha spinto da lassù e sarebbe contento di, di vedere e festeggiare con voi. Penso di sì, <ride> penso di sì. Eh, Lorenzo, la tua squadra ha mostrato quest'anno un grande carattere, ogni volta che è contato ci siamo stati, hai detto eh, giustamente, e anche siamo morti e risorti più volte. Ma è così, è così perché è stata una stagione, è stata una stagione veramente incredibile, noi abbiamo avuto i primi casi tre se non sbaglio, di Covid a 10 giorni dall'inizio del campionato. Eh, Tant'è che la prima giornata del campionato la posticipammo proprio a Montegranaro. Eh, poi abbiamo avuto un brutto momento tecnico eh, che era coinciso con le sconfitte ad Ancona, in casa con Montegranaro e andammo a Teramo trovandoci a meno 16 metà terzo quarto. Eh, e sembrava che si fosse incastrato, incastrato qualcosa, era già almeno una settimana che noi stessi eh, stavamo un po' mettendo in discussione quello che avevamo costruito. Eh, e meno 16 a Teramo ci fu una reazione incredibile, e la settimana dopo vincemmo di 20, se non sbaglio, 25 con, con Roseto, che eh, era uno scontro, uno scontro diretto. Poi è arrivato il focolaio Covid, che chiaramente per fare le cose le facciamo bene, quindi ci siamo cascati dentro quasi tutti, tutti sintomatici a un mese dall'inizio eh, dei playoff, eh, della, della seconda fase. Mm -hmm. e, e onestamente lì eh, l'abbiamo vista brutta: l'abbiamo vista brutta perché siamo stati senza allenarci un mese, senza, senza uscire di casa. Un mese, eh, la prima partita mestre. Credo sia stata una delle più brutte della storia della pallacanestro, ma non della categoria, della, del mondo della pallacanestro. E, e lì la sensazione fu davvero, davvero di una cosa troppo dura da, da andargli sopra. E poi da lì, a distanza di tre giorni, eh, una grandissima vittoria in casa con Cividale. Eh, subito dopo una vittoria in San Vendemiano, la vittoria con Vicenza, che fondamentalmente ci ha regalato il primo posto e il playoff con San Vendemiano che è stato al limite della follia perché 0-2 in casa, 2-2 in trasferta, gara 5-19 a metà terzo-quarto, ecco lì quando abbiamo vinto quella partita onestamente ho avuto la sensazione che non potessimo perdere questo campionato perché una reazione del genere è una reazione di uomini che vogliono assolutamente arrivare lì le prime due partite con Cividale secondo me ci hanno dato un po' un'immagine un che non era, che non sarebbe stata quella della finale. Difatti, poi le due partite a Cividale secondo me anche un po' condizionati. Dal fatto che eccoci, adesso ci siamo, ci manca una vittoria, dobbiamo chiuderla. Eh, ci ha un po' condizionato. Gara 5, io la mattina ho avuto la sensazione che non, non, avremmo, non avremmo perso mai, e così è stata, e ne ero sicuro proprio perché, di nuovo, nei momenti che sono contati, questi ragazzi qua hanno sempre fatto un extra sforzo per, per venirne fuori, e, e di fatti è, è andata così. Eh sì, poi chi più di te ha il termometro della situazione in mano. E lo hai detto in un'intervista, lo hai accennato anche prima, la partita con Teramo è stata la svolta della stagione. Sì, penso di sì, da un punto di vista più umano che tecnico, perché poi tecnicamente abbiamo avuto modo di metterci a posto nelle settimane successive e, e noi abbiamo dovuto poi fare un'altra trasformazione tecnica che è stata in uscita dal focolaio Covid, dove comunque ci mancavano due giocatori, di fatto Luca Garri poi purtroppo non è più riuscito a, a tornare quello, quello di prima, siamo stati tanto fuori senza Paolin, Merletto stesso ha levato l'ossigeno il mercoledì a distanza di 10 giorni forse, eh, ha giocato 12 minuti in quella partita con, con Cividale e quindi diciamo abbiamo, lì abbiamo dovuto cambiare un po' il nostro modo di stare in campo che è poi è stato quello che ci ha portato fino, fino alla fine. È sicuramente è un gruppo che ha qualcosa di forte dentro. Eh, in primavera il Covid vi ha impedito di giocarvi le finali di Coppa Italia che vi eravate eh, conquistati eh, sul campo e eh, avete eh, una cosa in, questa cosa in comune con la mega box di volley che è stata promossa in Serie 1. Eh, a marzo è stata fermata come voi eh, per il Covid, non ha disputato la semifinale di Coppa Italia, poi chissà magari sarebbe anche andata avanti, eh, però tutto questo le ha dato una spinta eh, per, per ripartire, una grande motivazione, uno sprone e eh, si è ripresa con gli interessi, il mal tolto no? e, e andate a vincere il campionato, la stessa cosa avete fatto voi. Guarda, io eh, ho mandato un messaggio che adesso devo recuperare sulla, sulla chat che abbiamo con, con i dirigenti, eh, scrissi che se fuori dal Covid eh, saremmo stati in piedi, avremmo vinto. Non siamo stati tanto in piedi a dire la verità, ma abbiamo vinto lo stesso. Perché onestamente sono quelle cose che, secondo me, se ti capitano. E hai delle persone mh, con personalità, sì. e poi, poi te le porti dietro, poi te le porti dietro. E io sono seriamente convinto che. noi è la seconda Coppa Italia, peraltro, che eh, vediamo sfuggire sì. a una settimana dalla partecipazione. Eh, anche basta, ecco, anche. bastava, bastava <ride> così, qualcosa dovevamo andarci a riprendere. Eh sì, però insomma, tutto torna e tutto accade per una ragione, come abbiamo detto già in passato. Eh, Andrea, quello di Fabriano è stato un cammino tortuoso, ma fantastico. Si torna in quella A2, dove la città ha militato per 22 anni, uniti e sette di A1. Guarda, eh, quello che ho percepito io in questo momento per il territorio, tu sai quanto ci tengono le marche, per, per il fatto che vivo qui. Il ritorno di Fabriano in Serie A è fondamentale, è stato importantissimo, io non, non posso smettere di fare i complimenti a loro, ma alla società, ai giocatori, a tutta la città, perché riporta qualcosa nell'entroterra e è il basket che nelle marche indubbiamente è lo sport numero uno, siamo un'eccellenza. Fabriano mancava, è tornata, eh, i complimenti vanno a loro e in una stagione allucinante per tutti gli aspetti, ma sono successe tutte le cose. È vero che dispiace non aver fatto la Coppa Italia, ma avete il campionato in mano, quindi Anzi. penso che potete mettervi tranquillamente no, con, uh, con l'animo in pace della Coppa Italia, ma il campionato e la vittoria è stato eccezionale, quindi complimenti enormi. Perché in tutto quello che è successo nell'andi rivieni, nel sali e scendi, siete riusciti a trovare la strada, ci avete creduto fino in fondo, a gara 5 avete portato a casa effettivamente neanche una partita a gara 5 già decisa all'inizio, proprio nel quarto quarto l'avete portata via. Quindi complimenti totali. E per Fabriano come città è chiaramente una cosa importantissima e lo scoprirà fra poco quello che avete fatto. E Andrea, anche tu hai fatto parte della storia del basket fabrianese negli anni 2000, tu sei stato quando il club era in a2 e in a1, no? Era in a1 mm -hmm. e per due anni poi eh, retrocesse, siamo tornati in a2, abbiamo fatto campionati di a2, ci sono stati sei anni. E... Effettivamente ho fatto parte in un momento meraviglioso per cui so quanto è importante per Fabriano questa cosa. Deve, doveva tornare, è tornata e per me è motivo d'orgoglio anche perché fui l'ultimo a fare l'ultima partita del Fabriano in a-2. Un'angoscia è stata per me per tre anni il pensare che ero l'ultimo, la squadra salva, però sparì. E questo è stato per me un motivo come per dire forse era meglio essere retrocessi, ci ho pensato mille volte. Invece comunque sì, adesso finalmente è tornato e sono contento per tutta la zona, ma soprattutto per la città di Fabriano. Ah sì, ti feremo tutti ancora di più per Fabriano. Eh, Paolo, eh, ricordiamo la prima festa promozione in Serie 2 nel 1979. Eh, Fabriano ha provato più volte a risalire nel corso di queste stagioni con diverse società. Eh, la Spider era arrivata addirittura in DNA, eh, l'allora B1. Sì. Nella Stagione 2011-2012, 13 anni fa purtroppo ricordiamo tutti come finì, ossia eh, malissimo, con l'accessione del titolo a Roseto, che non è mai andata giù ai tifosi. Eh, è stato provvidenziale il presidente di Salvo che eh, è partito dalla prima divisione dove tra l'altro giocava, e in otto anni ha scalato tutte le categorie. Sì, l'hai eh, detta bene, per quanto è una storia che per certi versi potrebbe, ci, ci si potrebbe fare un film, un romanzo. Perché, effettivamente, come, come società siamo tutti partiti dalle minors vere e man mano, ogni anno, cercando sempre di, di migliorarci, perlomeno di eh, adeguarci a dei canoni di, di maggiore qualità sotto tutti i punti di vista. E questo è stato un po', penso, anche ehm, diciamo il, nostro, dire, il nostro miglior. Eh, eh, pregio nel, nel cercare appunto di elevare la qualità di ciò che, che si faceva eh, indipendentemente dal, dal campionato che, che si svolgeva per cui eh, è sicuramente sì un qualcosa di cui andiamo molto molto orgogliosi ah sì, non c'è assolutamente mai niente di scontato però era ora no da dire, finalmente eh, bentornati grazie a, a grande <ride> grazie eh, <ride> esatto Beh, adesso come Comunque eh, ci stiamo dicendo anche in queste ore: viene il difficile. È un'altra sfida eh, sempre più grande, eh, però, eh, la vivremo sicuramente con questo spirito con cui abbiamo sempre affrontato. Tutte le varie sfide nel corso di questi anni, cioè quella eh, voglia e la volontà di, di vincerla. Uh -huh. E poi parleremo anche del futuro, eh, rifacciamo un passo indietro: avete anche potuto contare su un po' di pubblico dalla seconda sì. partita di semifinale, da gara 2, eh, vista l'indisponibilità del vostro palaguerriere che ha eh, problemi strutturali, l'impianto di Cerreto Desi, il pala Carifa che è stato importantissimo da aprile in poi. Sì, assolutamente sì, quindi colgo anche un po' l'occasione per. Eh, Ringraziare l'amministrazione comunale di Cerreto Desi che eh, ci ha dato insomma, subito la disponibilità eh, nel momento in cui ne abbiamo avuto bisogno e nonostante eh, un, questo cambiamento di casa nel corso del, della stagione e soprattutto nel momento clou della stagione, devo dire che siamo stati bravi a, a renderlo un po' anche il nostro fortino e con eh, l'ingresso... Per quanto parziale, del pubblico, quel poco pubblico che c'era, che era possibile portare dentro, è stato comunque eh, un elemento trainante proprio nel, nel corso soprattutto del, dei nostri playoff. Assolutamente sì. Eh, in tanti adesso si chiedono quale sarà la vostra casa per il prossimo, anzi, eh. probabilmente per i prossimi due anni: eh, si parla di spostarsi a Iesi, Osimo, Foligno, eh, quale può essere la soluzione e quando si potrà tornare a Fabriano? Quando si potrà tornare a Fabriano? Purtroppo non siamo noi o non sono io a poter dare una risposta certa. Di sicuro ci auguriamo che eh, l'amministrazione attuale o comunque la politica locale, le istituzioni eh, si facciano carico oh, seriamente di, del, del problema e si cerchi di trovare tutti insieme una soluzione eh, che possa essere la più rapida possibile. Per quanto riguarda diciamo la casa: per, che, per la nuova stagione ovviamente stiamo valutando varie possibilità varie opzioni eh, stiamo prendendo contatti con queste appunto, possibilità e ancora ci riserviamo di, di verificare bene un po tutte le varie soluzioni di sicuro cercheremo di trovare eh, la situazione che per la quale insomma ci sarà anche un piacere nell'accoglierci nell'accogliere i nostri tifosi, eh, sperando che anche il Covid ci dia finalmente eh, la tregua e, ecco, e cercheremo appunto la soluzione migliore per tutti. Quindi una partita tutta da giocare, si può dire. Assolutamente sì, è un'altra appunto de delle sfide che, che ci attendono. Ah, sì. eh, Lorenzo, tornando alla grande festa, dopo il 2 0 con Cividale, il 2 2 e il 3 2, eh, Merletto, il vostro capitano, ha detto non l'abbiamo fatto apposta, ma esultare davanti al nostro pubblico è stato ancora più bello. Eh, è così, è andata esattamente così. E... Oddio, la cosa bella di Fabriano è che... Anche a Cividale la sensazione era di giocare in casa, mm. però eh, senza averlo fatto apposta purtroppo, devo dire che il festeggiare con il nostro pubblico, il eh, trasferimento in piazza, eh, la nottata penso che eh, sia stata goduta sia per i nostri tifosi che onestamente erano lontani da, dalla squadra, dal campo, da... Troppo tempo e, e, e so quanto a loro mancasse questa cosa, e devo dire la verità: sono molto contento perché il 70% dei nostri ragazzi, il 60% dei nostri ragazzi, non aveva potuto assaporare quest'anno quello che voleva dire giocare a Fabriano e, e ne hanno avuto finalmente una, una dimostrazione. E infatti c'erano degli, degli occhi anche quasi stupiti a un certo punto di quello che stava succedendo attorno a loro, ma onestamente penso che eh, se si doveva scrivere sto libro l'abbiamo scritto proprio <ride> bene con il finale giusto. E con le emozioni giuste, sia per noi che per il club che per i tifosi. Davvero, ricordi meravigliosi. Eh, sempre da Merletto, abbiamo solo posticipato di un anno la promozione perché anche la scorsa stagione, se non ci fosse stato il lockdown, saremmo arrivati in A2. La pensi come lui? Sono convinto al 100%, mm. perché io penso seriamente che proprio venendo qua, ho, ho scritto ai ragazzi dell'anno scorso perché sono, quello era un gruppo diverso ma altrettanto particolare eh, e altrettanto di cuore e onestamente io sono convinto che se, se quel campionato fosse finito non, non avevo dubbi del come sarebbe finito era un gruppo che magari tecnicamente aveva qualche, qualche difetto in più ma era un gruppo talmente, talmente unito talmente duro talmente coeso mh, e la cosa bella è che i ragazzi che sono andati via da noi. Fratto ha vinto il campionato. Eh. Petrucci ha vinto il campionato. Fontana ha vinto il campionato. Zampogna ha giocato una stagione strepitosa. E Maurizio del Testa ha perso la gara 5 di, di semifinale. Luigi Cianci ha giocato finalmente da protagonista e si è conquistato la salvezza con, con Alba. Insomma, non c'è uno dei ragazzi dell'anno scorso che è andato via che eh, ha, fatto, ha fatto male. Eh beh, eh beh. Eh, Andrea, in telecronaca il collega Ferruccio Cocco ha ricordato e dedicato la promozione ad Attilio Pierini, a un anno esatto dalla scomparsa, proprio il 23 giugno 2020. Attila non aveva giocato a Fabriano, però era uno di noi, un marchigiano vero. Eh, ci uniamo caldamente a questo pensiero. Ripensare a Attilio è per me un qualcosa di triste, te l'ho sempre detto. Sono contento che Ferruccio abbia fatto una dedica anche a lui. E è un ricordo che ogni volta che vengo a Recanati per strada penso a questa cosa qui che non ci credo, ancora non ci credo, che, che manca lui, e quindi sono contento che l'abbia fatto Ferruccio. E, e niente, mi commuove, ogni volta mi commuove, quindi, così, è un bel ricordo. Tra le dediche quindi c'è anche assolutamente quella per lui e complimenti per tutto quello che si sta facendo anche in sua memoria, non solo a Recanati. Bene, è arrivato il momento di fermarci, c'è il nostro consueto temato e pubblicitario, non andate via perché torniamo tra pochissimo per parlare ancora dell'impresa di Fabriano. Bentornati a Big Basket, puntata speciale e serale in onore dell'Aristopro Fabriano, una promossa in Serie A2. Siamo con il GM Paolo Fantini e con il coach bianco-blu Lorenzo Panza. Eh, Lorenzo, e naturalmente c'è anche il nostro Andrea Pecchia che è già intervenuto. Lorenzo, eh, prima della premiazione da parte del presidente della federazione regionale eh, Davide Paolini e anche dei caroselli per le strade, dei cori in piazza, avete accelerato eh, nell'ultimo quarto di gara 5 contro Vidale, la squadra di eh, Stefano Pilastrini loro avevano due gare in meno di voi sulle gambe nei playoff ma quest'anno anche in stagione regolare hanno dimostrato di soffrirvi ma eh, sì avevano anche un focolaio covid in meno sulle gambe ecco. e, <ride> e, onestamente erano due squadre che si accoppiavano proprio male eh, Difatti, sulle sei partite che abbiamo giocato contro quest'anno eh, ci sono state cose che loro hanno veramente patito tanto di noi, eh, ma ci hanno messi in grossa difficoltà. Loro, per esempio, avevano questa batteria di lunghi finti, tutti esterni, per cui per noi eh, accoppiarsi con loro, con un corpo come per esempio quello di Kurt Cassar, nonostante mm. abbia avuto una crescita esponenziale nel corso della stagione, poteva essere, poteva essere un problema. Eh, loro. Erano stati forse un po' sorpresi dalla, dalle nostre gara 1 e gara 2 proprio in termini di, di intensità e forse anche di, alcune, di determinate scelte tattiche. Difatti sono stati bravissimi. Poi a ribaltare la situazione in gara 3 e in gara 4. Per quanto riguarda gara 5, io sostengo sempre che in gara 5 non c'è più la tattica, in gara 5 non c'è più. C'è sicuramente la qualità dei giocatori. Eh, ma non è più una strategia, è più un eh, quanto i giocatori hanno ancora dentro, non in termini fisici, ma quanto hanno ancora dentro in termini mentali eh, per andare per andare sopra sopra gli altri. Eh, per fortuna mh, ne avevamo ancora ne avevamo ancora un po' da metterli. Eh, sia nei quarti con Sant'Antimo che in semifinale con il San Vendemiano di Michele Garardini avete perso la prima o le prime gare. Eh, poi siete stati molto bravi a vincere spesso in trasferta e eh, avete poi ribaltato le serie in maniera pazzesca. Ma non ne abbiamo fatta una normale, cioè non <ride> c'è stata una singola cosa di quest'anno. Tutto contro pronostico, normal. praticamente. Ma, ma sì, infatti, io quando abbiamo vinto gara 1 di finale in casa mi sono un po' preoccupato perché <ride> eh, no, Sant'Antimo. È stato secondo me il peggior cliente che potessimo trovare ai quarti di finale per quello che aveva detto il, eh, il tabellone. Tant'è che io, scherzando ma neanche troppo, dicevo che forse conveniva perdere la partita con Vicenza e arrivare secondi. Eh, Sant'Antimo è stato veramente un pessimo cliente. Siamo stati bravissimi poi da loro anche perché noi abbiamo perso, oltre ad avere fuori Garri, abbiamo perso anche Marulli dopo sei minuti, se non sbaglio, di gara tre per un infortunio. Quindi abbiamo giocato poi gara 3, gara 4 di fatto senza, senza Garri e Marulli. Eh, San Vendemiano, devo dirti la verità, mi ha sorpreso, mi ha sor non mi aspettavo una passeggiata, ma mi ha sorpreso per la maturità con cui sono venuti a giocare da noi, una squadra mediamente eh, giovane, invece sono venuti da noi, hanno giocato due partite bellissime, perfette, probabilmente in gara 3 loro hanno avuto quello che è successo a noi poi in gara 3 con Cividale, cioè la, un po' l'ansia. Di chiuderla, eh, gara 4 penso che ci siano stati grandissimi meriti nostri, gara 5 sembrava ormai andata e, e c'è stata una reazione sì. mentale pazzesca nostra, eh, con San Vendemiano noi pativamo tantissimo perché è una squadra che gioca una fisicità, un livello atletico che noi già in condizioni normali onestamente non, non avevamo, per qualità ovviamente ne avevamo delle altre figuriamoci dopo essere stati fermi un mese il mese prima ecco quindi eh, l'abbiamo davvero davvero patita eh, Cividali invece giocava già a un livello fisico un po' più, un po più vicino al nostro uh -huh. Allora, non vi siete fatti mancare niente, nemmeno il giallo, ossia la squalifica del campo per gara 5 dell'ultimo atto, poi appunto commutata in multa. C'è stato un finale di gara 4 molto sanguigno anche sì. fuori dal campo, diciamo così. Ma i due presidenti poi Di Salvo e Micali ci hanno calmato gli animi e appunto tutto è finito per il meglio. Assolutamente sì, anche perché come entrambi hanno poi Espresso nelle loro dichiarazioni pre-gara 5 effettivamente il rapporto tra la nostra società e la società civitale è assolutamente ottimo. Ci siamo conosciuti maggiormente durante il corso della serie e quindi assolutamente i rapporti erano ottimi quindi il dispiacere reciproco di quella situazione lì derivante. Dalla, dal momento caldo de, della partita da, da questo fischio insomma diciamo un po' così eh, proprio alla fine no? proprio alla fine che ci ha tolto la possibilità di giocarci l'ultimo possesso e magari eh, anche chiudere sì. la serie direttamente a gara 4 quindi sono quei momenti dove la tensione eh, può giocare dei brutti scherzi ma alla fine come hai detto tu tutto si è risolto per il meglio e credo che anche per gli ospiti friulani in gara 5, eh, diciamo l'accoglienza sia stata assolutamente insomma, nei limiti dell'assoluta de correttezza e sportività. Uh -huh. eh, Andrea, eh, Castar, ma anche Radonici che secondo me è stato l'MVP della stagione, eh, se posso sbilanciarmi, ma anche Merletto, che eh, quello che forse ha subito più di tutti lo stop per il Covid è stato davvero male. Eh, hanno fatto i bambini con i baffi, ma tutta la squadra ha seguito splendidamente Coaccio Panza e i suoi assistenti, Aniel e Bruno. Assolutamente, infatti devo dire che Lorenzo io l'ho sentito la settimana prima che iniziassero i playoff, non mi ricordo quando ci siamo sentiti, la settimana prima o due prima l'ho sentito perché qua avremmo parlato di Fabriano, quindi l'ho chiamato per non dire cose al caso e quando mi ha raccontato Merletto addirittura con l'ossigeno sì. ha detto ma questa è la situazione è surreale, anzi no proprio è, è imberoconda. Quindi hanno fatto un lavoro micidiale, Lorenzo indubbiamente è riuscito a portare in porto una nave in non... Non in una tempesta, ma in qualcosa di imprevedibile, neanche, neanche prevedi una tempesta, quindi qualcosa che poi ti può cambiare nel corso. E quando abbiamo parlato, io dentro di me ho detto: certo, avremmo, avranno le gambe corte su un finale lungo di playoff, perché non essendosi allenati, eccetera. Quindi dovranno trovare il modo di vincere le partite, quelle chiavi, eh, in maniera anche disperata, però vincendole e portandole a casa, e l'hanno fatto. E questa è stata la bravura soprattutto di Lorenzo, dei suoi assistenti, indubbiamente, ma della squadra e dei giocatori eh, chi vuoi che ti esalto? Non lo so, nessuno, tutti, anzi tutti, perché eh, chi in particolare. Difficile da dire no? perché magari Lorenzo sa che in ogni partita c'è stato qualcuno che ha primeggiato, come succede nel basket, e indubbiamente quindi trovare qualcuno da premiare. Non c'è mai premiata la squadra. Questi sono risultati fantastici che quando vengono fuori, vengono fuori in questa maniera eh, giusto che hanno sofferto il doppio. Ma questa è una cosa che a 90 anni parlerà di ah, questo, Lorenzo, insieme bello, a Paolo, <ride> quando si incontreranno al bar. No? Quindi, diranno: Ti ricordi quella stagione più che la stagione che vinci su un playoff 3-0, 3-0, 3-0. Sì che hai fatto il tuo, invece questa che è assurda, e allucinante, ricorderai le trasferte, il focolai eccetera. Andrea, una caratteristica che ti ha colpito in particolare di coach Lorenzo Panza, che è davvero un coach molto in gamba e apprezzato nell'ambiente? Apprezzatissimo a Fabriano, ne parlano tutti molto bene, secondo me perché è un ragazzo, io lo chiamo ragazzo perché è molto più piccolo di me, quindi... Eh, diciamo, ha un atteggiamento che è vicino a tutti, eh, parla con tutti e quindi è quella una cosa che piace molto a Fabriano perché Fabriano ci sono poche cose, quelle poche cose che ci sono le apprezzano, lui è una persona molto disponibile, la vedi anche nelle foto, nei social dove ha festeggiato con tutti, foto con tutti, l'ho visto addirittura con un mio amico il figlio farsi la foto Quindi, <ride> il mio amico ha subito pubblicato la foto, quindi ti devo dire un ragazzo molto aperto. Per quanto riguarda il basket, viene da una scuola eh, indubbiamente infinita che è quella di Marco Crespi quindi eh, ha avuto la possibilità di formarsi senza eh, dire manca un qualcosa sa tutto conosce tutto quindi indubbiamente è un ragazzo che eh, lo richiamo ragazzo appunto va seguito perché in futuro di Lorenzo lo sentiremo parlare ancora mm -hmm. molto bene Paolo, guardando avanti e non indietro, sotto contratto per la prossima stagione ci sono, se non sbaglio, Coach Panza, Marulli, Di Giulio Maria, si riparte da loro e da chi altri? Eh, vabbè, innanzitutto Lorenzo che è qui con noi è sicuramente diciamo, eh, la base da cui eh, cominciare a costruire il nuovo il progetto tecnico de, de, per la stagione prossima, quindi... Eh, Diciamo verosimilmente, un po' questa è un po una prima pietra miliare. Sul resto, poi, oggettivamente è un pochino presto per, per, per fare nomi o ipotizzare altro tipo di, di situazioni. Eh, ci prenderemo ovviamente i tem ci prende i tempo, il tempo dovuto e per cui poi ovviamente con, con l'apporto di Lorenzo costruiremo insomma, la miglior squadra possibile. Vediamo se anche Radonec rimarrà o se sarà comunque ambitissimo, immagino, da tante piazze. Beh, Toscio è sicuramente un po' eh, un esempio no, di, di come il lavoro, la determinazione possono portare eh, un giocatore, in questo caso anche un ragazzo assolutamente splendido, eh, a raggiungere livelli sempre più, più alti. Quindi eh, il lavoro e la determinazione poi portano a uh, livelli maggiori insomma, uh, nel, nel certo. suo complesso. Si inseriranno chiaramente due stranieri, l'ambizione è quella di disputare una a due per restarci e per consolidarvi? Assolutamente, diciamo innanzitutto come hai detto tu, uh, per restarci perché ci siamo arrivati uh, attraverso questo percorso molto lungo. Iniziato oh, diversi anni fa, e ovviamente vorremmo consolidarci man mano in questa realtà. Ma prima di tutto, per fare questo, sicuramente ecco, la questione pala sport diventa di primaria importanza, così come diventa di primaria importanza anche eh, il coinvolgimento del, del territorio, della città, delle istituzioni, eh, affinché appunto si, si comprenda che. Questa categoria che è ritornata dopo 13 anni eh, può rappresentare per, per la città, per il, per il distretto, un, una nuova opportunità. E, e quindi ecco, colgo anche qui l'occasione per un po' estendere l'invito a, a supportare eh, questa realtà sportiva che come abbiamo visto poi è, diventa anche un elemento sociale aggregante per, per Fabriano. Eh Sì, perché in a2 il budget si alza notevolmente. C'è una differenza sicuramente, c'è una differenza sotto tanti aspetti, sotto tanti punti di vista. Eh, so, sono adesso un po' meno spaventato magari rispetto a quanto lo sarei potuto essere qualche anno fa, perché comunque nel corso di questi anni, e anche Lorenzo un po' nel testimone, abbiamo sempre cercato come detto, di fare sempre un passo in avanti, eh, di migliorare la struttura, di migliorare insomma, la qualità di ciò, che viene, di ciò che viene fatto, per cui già quest'anno, poi adesso, al di là della situazione Covid che un po' ci ha limitato su certi aspetti, eh, diciamo che una struttura di base per affrontare la nuova categoria l'abbiamo, dovremo su, su questa sicuramente lavorare e migliorare. E ci sono anche giocatori interessanti in Serie B secondo te da guardare, da poter portare Assu in A2? È un bacino buono? Assolutamente sì, eh, su questo tipo di valutazioni poi mm. sicuramente Lorenzo è, è molto più preparato però eh, per quello che abbiamo potuto vedere in questi anni di, di Serie B eh, soprattutto vabbè, eh, per certi, in certi team di, di alta classifica sicuramente ci sono mm. dei giocatori, degli elementi assolutamente validi e proponibili nella categoria superiore lorenzo a me battistini e rota di cividale hanno colpito tra gli altri ah, anche noi hanno colpito eh. nel senso <ride> che ci hanno fatto un discreto, <ride> un, mazzo discreto sì. un discreto mazzo però parliamo di due giocatori che infatti scendevano dalla 2 ah, sì. l'avevano appena fatta è chiaro che il bacino intanto adesso è troppo, veramente è troppo presto adesso prima Prima lavorano loro e poi, e poi cominciamo a lavorare insieme. Eh, io sono tra quelli che sostengono che la Serie B, cioè una delle pecche mh, delle strutture di A2, è non avere gli occhi sulla Serie B. Eh, perché ci sono tanti giocatori che potrebbero stare al piano di sopra ma starci bene. Io cito sempre lo stesso: nel eh, mio primo anno a Tortona presi Francesco Stefanelli ha veramente eh, poco più di un rimborso spese che arrivava da, da San Miniato e non aveva fatto nemmeno i play off eh, tra lo scetticismo ovviamente della, della piazza. A distanza di sei mesi fu l'MVP eh, della Coppa Italia di A2 proprio a, a Iesi, oggi è uno degli esterni più forti italiani del campionato di A2 e mentre parliamo eh, so che c'è qualche A1 che eh, ci, sta, ci sta pensando, in base al budget che avremo a disposizione, chiaramente un occhio di riguardo, intanto in casa nostra, e a quello che è il mondo della Serie B e poi chiaramente aggiungendo qualche giocatore eh, più di garanzia mh, sulla, sulla categoria cercheremo di fare il meglio possibile. Ecco, tu hai detto infatti che si lavorerà innanzitutto sulla struttura. Avete già preso delle decisioni in questo senso per allargarla? Ma guarda, eh, la struttura è molto buona: nel senso che per la Serie B io sono convinto che fossimo nettamente di alto livello da un punto di vista eh, strutturale. Eh, servirà un po' più di attenzione in alcuni dettagli. Io sono convinto che il lavoro di staff tecnico e di area fisica perché se siamo stati in piedi è veramente grazie al lavoro che ha fatto Eros Biagioli che con la, con la Serie B c'entra veramente poco 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 e ai fisioterapisti che lo hanno affiancato oltre ai medici perché quello è stato un momento, ripeto, chiave eh, da questo punto di vista penso che non dovremmo toccare assolutamente, assolutamente nulla se non poi per ambizioni o, o, o così ambizioni personali eh, differenti sicuramente aggiungeremo qualcosa che possa essere di supporto alla squadra più che altro nell'attività che sta appena fuori dal rettangolo di gioco. Tu conosci molto bene il campionato di Serie A2, hai vinto anche una Coppa Italia, che cosa ti aspetti dal futuro prossimo? Ma guarda, eh, io ho fatto tanti anni l'assistente in A2 e, e un anno e tre partite il capo allenatore. Eh, non, se la struttura arriva pronta mh, non ci saranno grosse, grosse differenze, chiaro, mh, obiettivo diverso, non sarà sicuramente in due anni, penso abbiamo perso sei partite, mm. sette forse contando i playoff, non sarà sicuramente la stessa, la stessa stagione, ma non sono minimamente preoccupato dalla categoria. È chiaro, bisognerà fare le cose non avendo il budget mh, da regina della categoria, come onestamente quest'anno avevamo, anche se non eravamo il primo budget, ma avevamo un budget veramente importante. Eh, passeremo ad essere probabilmente tra gli ultimi e dovremo avere delle, delle idee. Se indovineremo le idee, a quel punto lì non ci sarà proprio nessun, nessun problema, il salto di categoria verrà assorbito. Sai dirci già qualcosa su format e regolamento? Secondo me non te lo sanno dire neanche eh, prematurissimo, ok. Eh, Andrea, in serie 2 sono state promosse anche Piacenza ed è un ritorno, chiusi, controllata dalla Rayir Venezia e la favola Nardò. Eh, tutti hanno sfruttato il fattore campo? Guarda, ne parlavo prima della trasmissione con Lorenzo sulle, due, sulle tre promozioni, solo Nardoma a me personalmente è stupido Uno per il luogo, come è ubicata e come società, l'ho seguito un po' da sempre, ho visto un po' come ha lavorato però eh, diciamo, è una zona d'Italia che hanno bisogno di sviluppare perché oltre a Brindisi, in Puglia, eh, intorno c'è sempre stata tanta palacanestro ma una, una Serie A2 improvvisa così è un po' come c'era prima sulla Città Bianca adesso non ricordo il nome lì vicino, sempre Brindisi Ostuni che è sta, Ostuni, esatto, e quindi torna a Nardò, va benissimo e sono tre promozioni comunque sia insieme a quella di Fabriano che eh, sono società secondo me che si presentano con tutte le carte in regola Intendo conti economici, eccetera, non sono quelle apparizioni che poi a metà anno spariscono perché hanno speso il triplo di quello che potevano, no? sono situazioni in realtà solide, quindi buone promozioni e contribuiranno a rendere interessante e divertente il campionato di Serie A2 mi piace sottolineare che eh, avere una marchigiana in A2 è un grandissimo risultato mancava no? dopo eh, Pesaro che era l'unica in Serie A negli ultimi anni è fondamentale finalmente è arrivata anche Fabriano e a questo mi associo al fatto, lo dico io non lo dice nessun altro la politica deve dare il palazzetto prima possibile alla città di Fabriano la politica regionale, provinciale e comunale deve dare il palazzetto dello sport a Fabriano subito perché se vogliamo no, come nazione siamo in grado di fare le cose fatte bene Velocemente, quindi il palazzetto a Fabriano per favore ridatelo sì. subito perché mh, darebbe modo alla città di vivere quello che è il loro piacere. Il basket. E Andrea, facciamo anche un grande bocca al lupo alla Sutor, Monte Granaro per una pronta risalita in Serie sì. B. E quest'anno purtroppo è andata giù dopo i playout. Sì, mi dispiace tantissimo perché poi sai che il territorio nostro è come, come al solito, e mi dispiace per tutto l'ambiente. Quindi spero prima possibile. Passino quelle due settimane o tre di tristezza giusta, sana e normale, ma da lì ricaricare le batterie, ripartire al volo per riportare subito entusiasmo e cercare di ritrovare la strada per Montegranaro, perché può di nuovo ritornare a Montegranaro dove, dove, dove è sempre stata. E Paolo, sarebbe importante per la prossima stagione riavere il contributo dei tifosi al Palace, tanti tifosi, in una, in una struttura che scopriremo presto quale sarà. Sì, assolutamente sì, perché... Eh, diciamo che l'elemento dei, dei, dei tifosi del pubblico che a Fabriano abbiamo la fortuna di avere così numerosa anche in una categoria come è stata la serie B, ma anche in precedenza: sì, Fabriano eh, è sempre stata famosa per avere tanto tifo. Eh, esattamente. Quindi è sicuramente un elemento per noi importante sotto tutti gli aspetti: inutile negarlo. E soprattutto non nego che una delle nostre motivazioni nel portare avanti questo progetto nel corso degli anni è stato appunto questo: cioè provare a restituire a Fabriano una dignità nel, nel mondo cestistico che appunto eh, ha visto Fabriano sempre presente nel corso dei de, de decenni. Uh -huh. Ma a distanza di pochissimi giorni ti rendi conto pienamente di che cosa grande avete fatto? Allora, oggettivamente, come dicevo a qualcuno, faccio ancora fatica a dire quella lettera con quel numero a fianco. <ride> uh, oggettivamente faccio ancora fatica perché, perché ci sono dietro, appunto, come anche un po' ricordato prima, tante cose. Tante cose che lega la gran parte appunto dei, dei Fabrianesi a questo sport, a questo mondo, a tutto il vissuto che ci abbiamo avuto per cui eh, faccio ancora fatica a capirlo. Lo capiremo magari quando <ride> entreremo in campo, magari per, per la prima partita. Eh, Lorenzo, qual è stato il messaggio di congratulazione più indimenticabile tra i tantissimi ricevuti? No, guarda, non, non, fa, non stiro una classifica <ride> perché ne ho ricevuti talmente, talmente tanti e, e appassionati che mh, segnalarne uno sarebbe. Sarebbe brutto. Ne segnalo uno per zonalità e, e per tempismo. Il primo che mi ha scritto è stato Matteo Malaventura, ah. eh, col quale il 23 giugno del 2011, quindi esattamente dieci anni prima. Eh, Centrammo la promozione lui da capo giocatore e io da giovanissimo assistente, dalla 2 alla 1, in Casare Monferrato. Uh -huh. Infatti, il messaggio di Matteo recitava proprio: Hai scelto la data perfetta eh, per, questa, per questa promozione. La cosa bella è, ed è uno dei motivi per cui, eh, secondo me, è stato anche commovente alla fine. e eh, che tra tanti messaggi dei tifosi un milione sono di ricordi legati, quello che diceva prima Paolo, al papà che lo aveva portato, al nonno che, eh, a gente che è stata portata dal padre, adesso porta dentro i figli. Ti fanno qua... sentire vecchio pur non essendo vecchio? No, no, sono vecchio. <ride> Ma quando alleni a Fabriano la cosa bella è che percepisci che lo stai facendo per qualcuno sì. e non solo per uh, giocare il campionato. Ecco. Ah, sì, sì. Eh, Lorenzo, un altro paio di cose rapidissime. Hai già accennato a Luca Garri, se vuoi dire eh, un altro pensiero. Ecco, ti hanno chiesto in tanti, eh, da marzo in poi chiaramente è, è un po' scomparso, è ovvio che non stava bene. Non ecco. stava bene, Luca è un ragazzo de de della mia età che ha avuto un infortunio subito, una quarantena all'inizio. Inizio, una quarantena lunghissima, un infortunio brutto. Appena usciti dal, dal focolaio Covid, Luca, onestamente, era in enorme difficoltà fisica e quando sei in enorme difficoltà fisica soprattutto durante i playoff diventa veramente dura. Uh -huh. e permettimi la battuta, certo avere in squadra Papa Francesco ha aiutato a salire. Assolutamente <ride> ha aiutato a salire, ci ha benedetto <ride> e ha risolto anche diversi problemi eh. in certi momenti. Allora, adesso, a parte tutto è stato un lungo che ha fatto una grande stagione. È stata una chiave tattica voi. importante oltre ad essere un ragazzo davvero eccellente. Uh -huh. Ora torni a casa, ti concedi un po' di vacanza? Ma adesso torno a casa perché uno dei due miei figli non lo vedo da un mese e mezzo. Ah. Quindi vado a verificare che si ricordi ancora di me. Eh, poi in realtà non starò a lungo perché di, di lavoro da fare ne abbiamo. E Andrea, un'ultima battuta per chiudere su Fabriano: Contribuisco di nuovo a dire complimenti. Avete fatto un capolavoro e lo sentirete nel tempo. E Quindi, niente, io saluto la città di Fabriano per questa trasmissione. Ringrazio tutti e ringrazio Te Camilla perché mi hai richiamato per questa trasmissione in più. E quindi, vi auguro buon estate. Lo auguro a Paolo, a Lorenzo, a, a Fabio, a tutta la società di Fabriano e chiaramente a tutto il mondo dello sport. Bene, è davvero tutto per questa puntata speciale di Big Basket. Io ringrazio eh, immensamente i miei ospiti che, a promozione acquisita, sono letteralmente volati nei nostri studi. Eh, grazie di. Al general manager Fabriano Paolo Fantini, grazie a te, Camilla. Un grazie enorme al super coach Lorenzo Panza, grazie ormai Fabrianese acquisito. E praticamente devo solo prendere la residenza. Assaggiato eh, sì. il verdicchio e <ride> se ne è innamorato. Ormai. Non andrà più da Assa assaggiato in questi giorni. È una parola che ha assaggiato, <ride> eufemismo. Ah, quindi hai capito proprio la quantità. Sono entrato nel <ride> verdicchio. Si sì. tuffato sì. nel sì. verdicchio. Perfetto, perfetto. Grazie al nostro tecnico Andrea Pecchia che ha sfidato Grazie il caldo te, pur di essere qui con noi. Grazie a te Camilla. Grazie soprattutto a tutti voi. Ci vediamo ad ottobre.